perché la televisione italiana, che sì, è stata per tanti anni una delle migliori d'Europa e quindi del mondo, ultimamente ha perso dei posti. Io vi faccio due esempi. Non c'è una televisione al mondo dove c'è la strumentalizzazione del corpo femminile come nella televisione italiana. Io come donna mi indigno di questa cosa che viene perpetrata sulle nostre televisioni. Il modello è quello, la RAI perde. Ma la televisione, sappiamo tutti benissimo che i siparietti con le ballerine li abbiamo sempre dovuti restringere perché dovevano essere pochi secondi, perché su quello si perdeva ascolto, perché quando il pubblico vede che c'è il balletto va a fare zapping, perché dice su quei due minuti non succede niente, vediamo cosa c'è negli altri, quindi sono palle, sfatiamo alcune cose. Sulle legate all'Auditel sono delle enormi palle di cui la gente è stufa, perché capisce. Io ho visto un gruppo di ragazzi a Mediaset in visita, tedeschi, quindi nordici, quindi aperti, e hanno detto: perché nella televisione italiana, in qualunque programma, ci sono 8 ragazze che sculettano seminude? Perché erano dei ventenni tedeschi nordici. Allora la RAI basterebbe che smettesse di essere inadempiente rispetto a quello che è il contratto che esiste. Per esempio, lasciamo un attimo perdere, ci sono cose proprio di servizio pubblico a cui è tenuta, che la deve fare, lo deve fare. Pensiamo alla sottotitolatura per i non udenti. La BBC è al 100%. La Spagna entro il 2015 sarà al 100%. È previsto nel contratto di servizio. Da noi è previsto, ma siamo inchiodati al 20%, non si riesce ad uscirne. Con il nuovo contratto triennale si è impegnata a fare il 60%, ma c'è circa 1 milione di persone, perché non solo i sordi, ma anche le persone di una certa età che hanno problemi di udito anche gravi, eccetera, che sono per esempio completamente tagliate fuori dalla campagna elettorale, che oramai è mediatica e non c'è lì niente di sottotitolato, perché quello che c'è di sottotitolato da noi è solamente intrattenimento, soprattutto intrattenimento, tranne quell'unica edizione di TG sulle tre reti. E quindi voglio dire, il servizio pubblico deve smettere di essere inadempiente. Applichiamo il contratto, c'è tutto, il contratto è bellissimo. Basta solo applicarlo, lei dice. Vabbè, vorrei collegarmi, Andrea, arriviamo subito. No, era solo per... Dimmi, Andrea.